La sconfitta della Cavese nel recupero infrasettimanale contro la Ternana regala alla Turris il primo match ball per raggiungere già domenica prossima la salvezza matematica. La squadra corallina, meno di un clamoroso recupero dei metelliani, non dovrebbe più avere l'incubo play-out, anche se dovesse finire quintultima. L'unica preoccupazione resta la possibile rimonta della Paganese, che dista dalla Turris 8 punti. Agli uomini di Caneo basta una vittoria contro la Ternana già vincitrice del campionato e una contemporanea non vittoria della Paganese contro il Monopoli per tagliare il traguardo, altrimenti sarebbe tutto rimandato al turno successivo. La partita sarà anche occasione per le due società di ricordare Corrado Viciani, grande ex rossoverde. È stato tecnico della squadra umbra, ma anche dei corallini nelle stagioni 86-87 e 90-91, conseguendo sempre una miracolosa salvezza. Il match sarà arbitrato dal signor Daniele De Tommaso della sezione di Rimini, coadiuvato dai guardalinee Fabrizio Giorgi di Legnano e Massimiliano Bonomo di Milano. Il ruolo di quarto ufficiale invece è affidato all'arbitro Mario Vigile di Cosenza. Fischio d'inizio domenica alle 15 allo stadio Liguori.